Buonasera a tutte e tutti, io vi porto il saluto degli amici e delle amiche di Manfredonia con cui abbiamo condiviso questo percorso di ricerca partecipata e vedrete che è una storia quella di Manfredonia che Medicina Democratica conosce bene e che però non è molto nota nel panorama nazionale. Stamani più volte abbiamo appunto rammentato Seveso. L'incidente più grave avvenuto a Manfredonia era due mesi dopo Seveso, ma non viene a tutt'oggi ricordato, anche se fa parte insieme a Seveso e a Flixboro della famosa direttiva europea sui rischi da incidente rilevante. Quella di Manfredonia è stata appunto una emergenza dimenticata. È stato questo un territorio in cui il quarto petrolchimico del paese ha operato una violenza e un'offesa fisica sulla vita, sulla salute di queste persone, sia dei lavoratori che della popolazione, ma anche una violenza narrativa, perché appunto è una storia che non è conosciuta quanto altre storie di inquinamento ambientale dovuto a industrie inquinanti nel nostro paese. Era una storia che in qualche modo aveva necessità di ulteriori approfondimenti epidemiologici, perché nonostante, grazie al processo avviato da Nicola Lovecchio, come rammentava anche prima Marco Caldiroli, aveva visto un approfondimento sulla salute dei lavoratori, non era mai stata fatta un'indagine sulla popolazione. E quindi nel 2015 appunto il sindaco di Manfredonia chiede un'indagine epidemiologica. Però un'indagine epidemiologica in un contesto di inquinamento, di comunità inquinata, necessitava di essere un'indagine che presupponeva la partecipazione della popolazione. Qui si torna a una delle parole chiave, come veniva detto stamani, quello della partecipazione. Perché? Perché quello di Manfredonia, come altri contesti, era una situazione in cui c'era una enorme sfiducia dei cittadini nelle istituzioni che non avevano salvaguardato la salute e l'ambiente e nella scienza che appunto veniva considerata e spesso viene considerata nel migliore dei casi autoreferenziale e nel peggiore collusa con i poteri economici e politici. Era anche una situazione in cui i risultati epidemiologici, ci veniva spiegato stamani, potevano dare alcuni dati segnati da una incertezza che era necessario spiegare e che era necessario condividere con la popolazione, e era appunto anche un contesto in cui si sommava appunto a una forte ingiustizia ambientale una forte ingiustizia narrativa. Queste persone non avevano mai avuto il diritto di raccontare la loro storia. Quindi sono state coinvolte ridefinendo la relazione fra scienziati e cittadini, e gli scienziati hanno messo in discussione il loro ruolo come depositari di una conoscenza scientifica e hanno aperto ai cittadini la possibilità di essere produttori di scienza. E quindi qui si torna a un ruolo cruciale: i cittadini devono partecipare con le loro competenze, con la loro storia, con il loro vissuto, a creare scienza sulle loro situazioni, sui loro contesti. E in questo è stato fatto appunto con una relazione che metteva alla pari ricercatori e cittadini. Dall'altra parte, gli scienziati, i ricercatori hanno dichiarato la loro non neutralità, altrimenti era impossibile ricostruire un percorso comune con la cittadinanza. E appunto era necessario recuperare le competenze di cui questi cittadini erano depositari, affiancando l'indagine epidemiologica con la ricostruzione della storia di questa comunità. L'approccio partecipato alla ricerca epidemiologica ha visto il coinvolgimento
cittadini nella definizione dei quesiti epidemiologici, cosa si va a cercare, come lo si cerca, nella condivisione degli scenari e quindi quali scenari si potevano presentare in relazione ai dati che venivano analizzati e delle implicazioni politiche che da questi scenari potevano derivare, che chiamavano a responsabilità le istituzioni locali coinvolte nel progetto, nella raccolta dei dati non solo sulla salute ma anche sull'ambiente. Alcune testimonianze per esempio dei cittadini sono state fondamentali per i due fisici ambientali per ricostruire l'inquinamento a seguito dell'incidente del 76 e anche appunto le conoscenze sulla storia del rapporto della comunità con il petrolchimico. Cosa è emerso dall'indagine epidemiologica? È emerso molto in breve che Manfredonia, che era una città della Puglia che godeva di un vantaggio di salute rispetto alla regione, ha perso questo vantaggio a causa del petrolchimico. Quindi a causa del petrolchimico a Manfredonia si moriva di più di quanto ci si poteva aspettare in precedenza e soprattutto si moriva di più per tumore al polmone, verificando in estrema sintesi un eccesso di 14 casi sulla media regionale. Quindi è stato comprovato che il petrolchimico ha causato una mortalità in eccesso per questo tipo di malattie, di patologie. Anche la ricerca storica appunto ha affiancato il progetto coinvolgendo i cittadini nel recupero delle loro testimonianze, nel recupero dei documenti che loro avevano conservato, e quello che è emerso è stato che Manfredonia non ha visto solo il grande incidente del 26 settembre del 76 con la dispersione di oltre 10 tonnellate di arsenico sulla città, ma ha visto e sofferto una vera e propria catastrofe continuata, con tanti incidenti ripetuti che hanno sottoposto questa comunità non solo alla contaminazione di più inquinanti, ma l'hanno sottoposta a una continua paura. Veniva detto stamani da una delle mamme del quartiere Tamburi che si vive con la paura accanto a queste fabbriche. Ecco. Questo è quello che è successo anche a Manfredonia vicino al petrolchimico. E appunto a livello di salute questo ha avuto delle ripercussioni, perché in qualche modo nel momento in cui si hanno questi tipi di incidenti immediatamente si hanno effetti sulla salute anche delle persone anche a breve distanza, in particolare per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, perché vivere accanto a un impianto che ripetutamente provoca incidenti e che fa vivere con la paura determina un incremento nelle malattie cardiovascolari. Come è stato detto, il disastro è per una popolazione, il disastro industriale è un disastro in sé, solo per il fatto di essere disastro, non necessita per forza anche di un inquinamento che causa una relazione diretta con gli effetti di altre patologie. Solo per il fatto di essere disastro provoca malattie cardiovascolari, ma si è anche visto che nel momento in cui questa comunità ha reagito e quindi è scesa in piazza contro il petrolchimico, ha fatto l'università in piazza per studiare i processi produttivi del petrolchimico, nel momento in cui ha reagito con l'indagine scalza di Nicola Lovecchio, che ha coinvolto i lavoratori per capire gli effetti dell'impianto sulla salute dei lavoratori, gli effetti rispetto a queste patologie sono stati mitigati. Quindi quando una popolazione reagisce migliora la salute di questa popolazione. E infatti appunto Manfredonia è stata anche una comunità resistente che è scesa in piazza per 2 anni di fila per lottare contro una delle navi dei veleni. Veniva rammentata stamani la vicenda delle navi dei veleni che poi venivano che prima venivano smaltiti portandoli in Africa e poi vennero indirizzati verso vari
insediamenti industriali per essere smaltiti. Uno di questi era Manfredonia con la Dipsy Carrier. La popolazione all'arrivo di questa nave reagì, ma poi si indirizzò anche contro il petrolchimico, facendo cadere il velo, perché in effetti anche in questo caso nessuna informazione veniva data né ai cittadini né ai lavoratori rispetto ai rischi di vivere accanto a un petrolchimico. Questa popolazione si è trovata in piazza a studiare quali erano i rischi legati ad avere una produzione petrolchimica a pochi passi dall'abitato. E in questo ruolo, appunto, le donne, come diceva prima Marco, hanno avuto un ruolo fondamentale nel proporre una visione diversa di sviluppo del loro territorio e anche nella necessità di far valere la propria giustizia. Anche in questo caso non hanno trovato possibilità di avere giustizia dallo Stato italiano e sono ricorse alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e appunto anche loro hanno avuto giustizia, veniva detto stamani nel primo intervento di Palmisano, con il riconoscimento della lesione dell'articolo 8. E quello che è emerso ovviamente è stata anche un'offesa subita dai lavoratori del petrolchimico, quelli che sono stati chiamati i fantasmi dell'Enitem, perché anche loro non avevano alcuna informazione sui rischi che correvano a lavorare in fabbrica, non avevano informazioni né durante la produzione quotidiana, quindi neanche a disposizione dispositivi di protezione individuale. Quando ci fu l'incidente del 76, i lavoratori delle ditte in appalto vennero mandati a spazzare l'arsenico a mani nude e si sono ammalati, infatti, anche loro di tumore. Non venivano avvisati nemmeno nei casi di incidente, nei rischi relativi agli incidenti. La foto che vedete dell'incendio poi testimonia anche, e questo è stato possibile anche col recupero delle testimonianze, che non erano consapevoli anche del fatto che quei cicli produttivi non erano sicuri. L'incendio dell'84 al magazzino del caprolattame fu dovuto al fatto che i sacchi di questa sostanza che veniva prodotta venivano chiusi con la fiamma ossiacetilenica. In altri stabilimenti, ad esempio a Ravenna, già venivano adottati cicli per la chiusura dei sacchi che non prevedevano una fiamma viva, evitando il rischio di incidenti. Così come lo stesso incidente dell'arsenico è stato poi dimostrato che veniva usato nella colonna di sintesi dell'ammoniaca, è stato appunto ricostruito che in un altro stabilimento, nel quale invece appunto ci veniva detto prima, le lotte operaie avevano fatto sì che venissero imposti cicli produttivi più sicuri, cioè a Castellanza, l'arsenico era stato sostituito con la glicina. Ecco, a Manfredonia purtroppo il ricatto occupazionale e la debolezza anche dei lavoratori non aveva portato alla maturazione di una coscienza operaia in relazione alla sicurezza sulla salute dei luoghi di lavoro, e il ruolo dei sindacati era stato determinante in questo, nel non promuovere ovviamente una coscienza operaia in relazione ai rischi. E non si erano viste esperienze come quella degli SMAL o dei gruppi omogenei, e quindi non c'era stata nessuna lotta per modificare i cicli produttivi non sicuri. Ci fu però appunto l'esperienza di Nicola Lovecchio, che in qualche modo non agiva più nell'ottica della prevenzione, ma almeno nel riconoscimento della giustizia appunto per il danno subito. Quello che vedete sono a confronto le parole di Nicola, che racconta proprio in una lettera a un convegno a Medicina Democratica perché aveva cominciato questa indagine tra i suoi colleghi che si ammalavano di tumore, lui stesso era malato di tumore. Sono le parole della moglie che ho raccolto, in cui appunto Anna Maria dice: non si sapeva niente del pericolo il giorno dell'incidente, Nicola lavorò tutto il giorno in fabbrica a
contatto con questa polvere verde che era arsenico, e vedete a fianco le parole della sentenza che dicono che sostanzialmente il tasso ematico di arsenico nella popolazione generale è fortemente influenzato dal consumo di pesci, crostacei marini. E quindi appunto, nonostante l'indagine scalza dello vecchio, a Manfredonia non è stata riconosciuta giustizia. È una giustizia sospesa, così l'ha definita la moglie. Questa ricerca nel suo complesso, quindi i dati epidemiologici ambientali e i dati storici, hanno portato a dire che tra i vari scenari individuati nel protocollo di ricerca insieme ai cittadini, che andavano da un primo scenario nel quale sostanzialmente non potevano ritrovare criticità a un quarto scenario di estrema gravità, bene, questa ricerca ha detto che siamo nel terzo scenario, che vede mostra evidenti criticità nello stato di salute correlabili all'inquinamento del petrolchimico e che occorre una valutazione della permanenza degli inquinanti, un impegno attivo di monitoraggio e verifica delle opere di bonifica e di riqualificazione ambientale. Questo è il punto nel quale Manfredonia si trova oggi. È un sito di interesse nazionale che, secondo i dati del Ministero dell'Ambiente del 2016, i più recenti che ci è riuscito a trovare, è bonificato al 18% per i terreni, lo 0% per le falde. Ovviamente anche lì, come nel caso di Taranto, poi per tutto va nelle falde acquifere e poi in mare. E quindi è necessario approntare un piano, e i cittadini di Manfredonia continuano a lottare per questo, perché ci sia la bonifica di questo territorio, perché questa bonifica continui a vedere un ruolo fondamentale nella partecipazione dei cittadini, che hanno il diritto di vigilare affinché queste bonifiche, questa sorveglianza ambientale e sulla salute avvenga, così come ne hanno diritto i cittadini di Taranto. E quindi io qui concludo, non vi rubo più tempo, però vi invito che i cittadini di Manfredonia, in cui in questo momento mi spoglio, diciamo, delle mie vesti di ricercatrice, ma mi faccio portavoce appunto del Comitato Ambiente e Salute di Manfredonia, che oggi non è potuto essere più presente, però l'invito è proprio quello di fare rete e di mettere in unione le varie lotte per la salute e per l'ambiente che già ci sono sul territorio pugliese, non solo. Grazie.